Signore e signori, buongiorno e bentornati sul mio canale. Io sono Lessi e oggi volevo andare ad affrontare un argomento che sono sicura interesserà praticamente a tutti quelli che vengono sul mio canale e si parlerà nello specifico di bilinguismo. Perché dico che interesserà un po' a tutti? Perché a parte che sto facendo un corso di tedesco, per cui tanti di quelli che si iscrivono sono qui per quello e quindi stanno cercando di imparare una seconda lingua. E seconda cosa, credo che sia il bilinguismo, quindi il conoscere un'altra lingua, sia una di quelle cose che ci danno la possibilità e la capacità di comprendere meglio gli altri e le culture diverse. Prima di tutto farei una breve precisazione su cosa si intende per bilinguismo, perché soprattutto su internet mi sono resa conto, la gente su internet non si sa perché deve essere cafona, per cui definisce bilingue solo una persona che parla perfettamente due lingue, cosa che è molto rara quantomeno. In quanto tutti i bilingue, anche considerati tali, hanno comunque una lingua di preferenza, cioè una lingua all'interno della quale si esprimono meglio. Questo però non toglie il fatto che siano effettivamente bilingue. Io credo che bilinguismo dovrebbe essere definito come la capacità di comunicare in due lingue diverse. Questo non significa avere una grammatica addirittura perfetta, non significa avere un vocabolario perfetto, ma essere in grado di esprimersi in quella lingua in modo sufficiente da riuscire a interagire con gli altri. Secondo me, nel momento in cui uno ha una grammatica perfetta, però non riesce a parlare, non riesce a interagire, è meno bilingue rispetto a una persona che, pur non avendo la stessa grammatica e quindi la stessa competenza tecnica in quella lingua, riesce però a comunicare i concetti, perché secondo me il senso appunto di una lingua, quindi di un'espressione orale, è quello di trasmettere dei concetti ad altre persone. Quindi nel momento in cui questa cosa avviene, secondo me ci si può considerare bilingue. Nel momento in cui questa cosa non avviene per difficoltà di vario genere, la vedo un po' più difficile. Se poi uno riesce a rimediare con la comunicazione scritta, si aprirebbe un'altra parentesi, ma è una cosa che al momento non ci interessa. Secondo me, quindi definirei bilingue anche quelle persone che, pur avendo difficoltà, riescono comunque a spiegarsi. E una cosa che si faceva presente è proprio questa, che tante volte la gente tende a cercare di raggiungere un livello di perfezione all'interno della competenza linguistica, che però è un po' improbabile da raggiungere, ecco, semplicemente questo, e che poi non rispecchia una competenza e un beneficio reale, cioè non è il raggiungere il super livello che ti porta a tutti questi benefici di cui adesso andremo a parlare, è semplicemente avere la capacità di ragionare in due lingue diverse. Riassumo brevemente l'articolo, perché partiamo appunto da lì. L'articolo diceva che, prima di tutto, faceva un excursus storico e quindi diceva che storicamente il bilinguismo era guardato con un po' di sospetto, perché ci si è resi conto che i bambini bilingue facevano più fatica nei test appunto di valutazione dei bambini monolingue, appunto, a raggiungere buoni risultati in questi test. Poi si è cominciato a riflettere e ci si è resi conto che magari erano i test che non erano strutturati correttamente. Ad esempio, una delle cose su cui questi bambini avevano più difficoltà era sull'uso del vocabolario, che risultava meno ampio per i bambini bilingue rispetto a quello di un monolingue. Però se ci si pensa bene, si riflette su questa cosa, non è difficile immaginare che i bambini bilingue hanno un vocabolario all'interno di una lingua che è inferiore rispetto a quello di un monolingue, perché hanno un vocabolario in due lingue diverse, quindi sommando tutti i termini, sia quelli all'interno di una lingua che quelli all'interno dell'altra, si raggiunge un vocabolario estremamente più vasto. Un'altra cosa che faceva presente all'interno di questo articolo è che appunto con questa cosa che ci sono due vocabolari risulta anche un po' più difficoltoso l'accesso alle informazioni. Perché? Perché il bambino deve andare a scegliersi all'interno di uno dei due vocabolari quale termine utilizzare, e questo richiede tempo. Nonostante il cervello lavori su tempi velocissimi, e si nota comunque una differenza di velocità. Questo era appunto riportato all'interno dell'articolo. La cosa invece interessante, che è quella che probabilmente interesserà anche a noi, visto che ci stiamo approcciando al tedesco e quindi stiamo cercando di impararlo insieme, è appunto i vantaggi che questo bilinguismo può dare, quindi la capacità di parlare due lingue. Uno dei vantaggi è che appunto, avendo due distinti vocabolari e avendo due aree linguistiche attive tutto il tempo, cioè non è che in un momento un'area linguistica si stacca completamente dal resto del cervello e non esiste più, è sempre lì presente, per cui nella comunicazione, quando dobbiamo andare
andare ad esprimerci, non è che il mio tedesco non c'è più e chissà dove, è sempre lì. Infatti io me ne accorgo, perché tante volte quando parlo mi viene il termine nella lingua sbagliata, e secondo me questo qua è interessantissimo proprio per una riflessione sui termini che magari faremo in un altro video più avanti. E cioè, nel momento in cui c'è un termine che esprime quel determinato concetto che sto cercando di esprimere, cosa che però non è possibile fare in un'altra lingua, perché quello stesso termine che solitamente viene usato per tradurre quel termine che io sto cercando di trasmettere, che proprio non riesco a dire ad esempio in italiano, mentre ce l'ho in mente in tedesco, è perché quel termine tedesco ha una sfumatura leggermente diversa, che ho appreso nel momento in cui ho vissuto in un diverso contesto e ho approfondito proprio il significato intrinseco di questo termine. E è bellissimo appunto il fatto che tante volte non si riesce a tradurre per il semplice fatto che quella parola che ci suona, e il bellissimo soprattutto che il nostro cervello riesca a trovare la parola esatta che vuole esprimere quel concetto e quel sentire che abbiamo in quel momento, e che però si blocchi, e soprattutto mi succede proprio nel parlare, io mi blocco perché proprio non mi viene il termine equivalente in italiano, cioè il termine che in italiano mi esprimerebbe completamente quel concetto, non solo la parte che traduce il termine che viene comunemente usato per tradurre letteralmente. Per cui io lo trovo questo un mondo affascinante, ma soprattutto ci dice una cosa, quindi avendo contemporaneamente attive due aree diverse, ci porta a focalizzare maggiormente l'attenzione, perché se questa cosa la dobbiamo fare tutto il tempo, quindi escludere una lingua a favore dell'altra, ci porta a lavorare proprio, porta il nostro cervello ad abituarsi a selezionare l'attenzione su un determinato ambito. Quindi nel momento in cui parliamo può essere l'ambito linguistico, quindi focalizzarsi su una lingua rispetto all'altra che comunque è lì presente, pronta a uscire in qualche modo, come dicevo, come succede a me, nel momento in cui c'è quel termine che non traduce esattamente, creando a me molta confusione, e presumo anche a chi mi ascolta, che dice: ma questo è deficiente, non so più parlare. E tante volte mi succede anche nei video che mi blocco perché quel termine esatto non riesco a tradurlo. Oppure un'altra cosa che mi accorgo, è appunto che conferma quello che veniva detto in questo articolo dell'attenzione selettiva, è che io mi concentro nel parlare una lingua e mi rendo conto che nel momento in cui il termine in cui mi viene è sì in italiano, però viene da un'altra lingua, quindi ad esempio viene in mente un termine inglese che viene comunemente usato in italiano, però io so, cioè il mio cervello riconosce che è un termine inglese e mi scatta, non so, l'allarme: stop, ferma, no, questo qua è la lingua sbagliata, per cui fermati un attimo, pensa qual è quello in italiano, quando quel termine sarebbe perfettamente comprensibile anche in italiano. È una cosa che a me fa sorridere, per cui se ogni tanto mi vedete scoppiare a ridere a metà del video, questa è una delle ragioni. Quindi l'avere più aree focalizzate su questo porta anche nel momento in cui c'è una patologia psichiatrica di un certo livello, quindi ad esempio faceva l'esempio dell'Alzheimer, che i bilingui affetti d'Alzheimer dimostrano una competenza maggiore, quindi è necessario un danno al cervello maggiore prima che si notino i sintomi della malattia, non perché sia meno grave il danno, ma semplicemente perché essendo il cervello abituato a seguire contemporaneamente più lingue e quindi ad avere più aree attivate nel momento in cui deve appunto e svolgere quel determinato compito o riconoscere quel determinato vocabolo, con tutti i lavori che fa il cervello, insomma non entriamo su questo perché altrimenti veramente non finiamo più questo video sul bilinguismo. Nel momento in cui deve fare questa cosa, ripeto, è appunto necessario un danno maggiore prima che l'effetto si veda fisicamente. Una cosa su cui si sta riflettendo è: ma siamo sicuri che siano tutti effetti positivi e non ci sia niente di negativo? Perché sembra che adesso sia passati da una fase in cui il bilinguismo era visto come una cosa assolutamente negativa a una attuale in cui il bilinguismo sembra portare tutte queste meraviglie, quindi maggiore concentrazione, maggiore capacità di resistere ai danni cerebrali e cose del genere. Sembra che appunto sia una delle cose più migliori, una delle cose più meravigliose, una cosa più meravigliosa dell'altra, ce la posso fare, credo di essere così di mio, comunque, che non sia dovuta al bilinguismo sta cosa. Anche che appunto ci siano solo cose positive, e per cui si è cominciato a riflettere: aspettiamo un attimo, non è che per caso questo è dovuto al fatto che nel momento in cui una persona, uno scienziato, deve trasmettere la propria ricerca, tende a farlo con termini positivi e quindi ad evidenziare le cose positive che ha rilevato rispetto a quelle negative. Effettivamente non ci sono studi al momento che invece portino che appunto analizzino i vantaggi del monolinguismo, quindi del parlare una sola lingua. Quindi aspettiamo che vengano fatte queste ricerche. Al momento una cosa bella che c'è in questo articolo era una frase che adesso vi ripesco: il bilinguismo non è una panacea per tutti i mali, non porta necessariamente vantaggi, né tantomeno rende una persona più intelligente. Di certo non è dannoso, anzi può rappresentare una marcia in più. Quindi
prendiamo un po' con le pinze tutte queste cose super positive, però siamo consapevoli che, ecco, insomma, danni non fa. E quindi noi continuiamo per la nostra strada a imparare tutte le lingue che ci piacciono, perché io credo davvero che siano cose che ci aprono un mondo. Avevo trovato una citazione bellissima che diceva: viviamo tante vite quante sono le lingue che parliamo, perché mi rendo conto che effettivamente nel momento in cui devo esprimermi in una lingua diversa, ho una cultura dietro alla base che è diversa e che ha trasferito tanti concetti all'interno di ogni singolo termine di questa lingua. E se, appunto, come dicevo prima, qualcosa è traducibile, trovo che non lo sia tutto e che per comprendere quel vocabolo in quella determinata lingua devo appunto conoscere la cultura e il contesto all'interno del quale è nato. E veramente mi sto prendendo spunti, perché questo qua sarà un video fantastico nel momento in cui lo farò sui termini del tedesco. Ho già qualche idea, preparatevi. Un'altra cosa molto bella e molto positiva, secondo me, che può interessare anche voi, visto che noto tantissimi che mi fanno commenti sotto i video in dialetto, è che questo vantaggio di cui si parlava adesso, nel momento in cui si parlava di bilinguismo, non è solo bilinguismo tra inglese e francese, ma anche bilinguismo tra italiano e dialetto. Quindi questo articolo suggeriva di non lasciar morire queste lingue, perché il dialetto non toglie spazio all'inglese, anzi ti consente di essere più veloci poi a imparare l'inglese, perché abbiamo già questa capacità di distinzione, di discernimento tra l'italiano magari e il dialetto, che sia sardo, che sia veneto, che sia ladino, quel che volete, e quindi ci avvantaggia, perché abbiamo già sappiamo già come fare, il nostro cervello sa già come fare a distinguere le due lingue, e quindi ci avvantaggia nell'apprendere prima di tutto la grammatica, la struttura di una lingua diversa, e anche se magari ci crea qualche difficoltà in più a memorizzare i vocaboli, ecco. Una cosa invece triste è quella che veniva rilevata, cioè che esistono delle lingue di serie A e delle lingue di serie B. Cioè che tante volte ai genitori di figli stranieri in Italia viene suggerito di parlare ai figli in italiano e non nella lingua madre. E chi diceva una cosa tristissima, perché ci penso anch'io, nel momento in cui un genitore deve andare a sgridare il figlio in una lingua che non è la propria, non riesce ad essere altrettanto incisivo. Perché appunto forse da adulti diventa un po' più difficile riuscire a trasferire, come dicevo prima, tutti i concetti della propria lingua madre all'interno di una lingua diversa, e quindi riuscire anche ad esprimerli all'interno di questa seconda lingua, per cui il genitore che deve sgridare un figlio, ma non solo sgridare, anche raccontare qualcosa al figlio in una lingua che non è sua, perderà tutta la profondità di pensiero, la profondità di significato, e il, come dire, non il, allora ogni parola ha un significato principale e diversi significati accessori, cioè come sappiamo diversi termini non hanno un solo significato, variano a seconda del contesto, e questo variare a seconda del contesto viene perso nel momento in cui uso un termine di una lingua che non mi appartiene completamente, perché tendo ad usare un termine che non esprime esattamente quello che voglio dire, e secondo me questo qua, questa cosa, questa profondità di pensiero viene persa nel momento in cui il genitore viene costretto a parlare in una, mi viene masterizzato adesso, in una lingua che non ha, di cui non ha il perfetto controllo, ecco. In cui il genitore viene costretto a parlare in una, mi viene masterizzato adesso, in una lingua che non ha, mi viene masterizzato adesso, in una lingua che non ha, di cui non ha il perfetto controllo, ecco. E l'appello che lanciava l'articolo, ripeto, secondo me è bellissimo, è appunto non considerare lingue di serie A o lingue di serie B. Il dialetto non è una lingua di serie B, e come non lo è il rumeno, come non lo è l'arabo, come non lo è tutte queste lingue straniere, anzi come non lo è il tedesco. Ecco, quindi ero un po' curiosa di sapere cosa ne pensate voi su questo argomento, se concordate con questi vantaggi che può dare il bilinguismo, e soprattutto avrei una domanda per i genitori, quindi che hanno dei figli che devono crescere, se tendono a farli crescere con la lingua del luogo in cui abitano, che quindi magari è il tedesco o magari l'italiano per degli stranieri in Italia, o se cercano comunque di portare sia la lingua madre che quella del paese in cui si trovano. Mi sono accorta sulle classi CLIL, che sono quelle doppia lingua, che tante volte i ragazzi imparano dei termini scientifici
scientifici in una lingua, nella lingua straniera, quindi nella classe del CLIL, che può essere l'inglese o il tedesco, ma non li conoscono nella lingua materna, quindi non conoscono, non sanno spiegare un concetto scientifico in italiano perché hanno imparato tutti i vocaboli tecnici in tedesco e in inglese. E questa cosa mi ha fatto un po' sorridere, d'altra parte mi ha fatto anche un po' riflettere, perché c'è una quantità limitata di informazioni che riusciamo ad apprendere, quindi se vogliamo apprendere appunto quella delle due lingue, succede che da qualche parte dobbiamo tagliare, quindi tagliamo sulla vastità e sull'ampiezza del nostro vocabolario all'interno di ogni singola lingua, pur avendo un vocabolario equivalente se non superiore rispetto alle due lingue. Quindi cosa ne pensate? Siete contenti di essere cresciuti come siete cresciuti e quindi di avere il vocabolario che avete o meno? E direi che questo per oggi è quanto, quindi mettetemi un non mi piace se questo video non mi è piaciuto e spiegatemi perché, visto che si sta parlando di lingue presumo che siate in grado di esprimervi adeguatamente. Mettetemi un mi piace se il video vi è piaciuto e anche lì spiegatemi perché. Se questi sono argomenti che vi interessano, quindi la linguistica, e se volete apprendere il tedesco con me, sappiate che io sono un po' negata, però insomma ci facciamo insieme, ci facciamo anche quattro risate, ecco, iscrivetevi perché andremo a fare altre lezioni in tedesco. Torneremo prossimamente di nuovo a parlare di Germania e vorrei fare qualcosa in più di tecnico e sulla psicologia, se magari mi date una mano parlandomi, scrivetemi qua sotto tutti gli argomenti che vi interessano e che potremo andare ad affrontare, possibilmente vagamente correlati, perché non vorrei andare a parlare di cose un po' troppo diverse, altrimenti già siamo fatti, qua facciamo un minestrone, diventa un minestrone un po' troppo azzardato, ecco. E vi saluto tutti e ci sentiamo appunto la prossima volta.